Salve a tutti e ben ritrovati a questo webinar sulla mobilità. Sono Stefano Cavallini, segretario generale dell'ANIEF. Abbiamo avuto altri incontri webinar, pertanto alcuni di voi forse mi conoscono. Sarò il relatore di questo webinar. Si tratterà, come argomento esclusivamente questa mobilità che lunedì parte, almeno per quanto riguarda i docenti. Prima di iniziare, anche per iniziare ad andare nel vivo, vi dico subito che da un punto di vista tecnico, questa mobilità si basa sul contratto collettivo nazionale mobilità integrativo firmato l'anno scorso dall'ASO, la CISL. Quindi da questo punto di vista non è cambiato nulla, pertanto i miei interventi, visto anche il tempo a disposizione, abbiamo un'oretta, vertirà soltanto sulle cose nuove. Ricorderò le cose, tra virgolette, che già dovremmo sapere perché valevano già l'anno scorso e che io reputo più importanti. L'unica cosa che non potrò fare è farvi vedere una prova su istanze online, non perché non voglia, ma perché sapete tutti che parte tutto lunedì, pertanto istanze online, la parte mobilità sarà aperta, sarà disponibile a partire da lunedì. Questa volta non posso farvela vedere direttamente. Poco male perché ci adatteremo su i file PDF del Ministero, perché i dati quelli sono, cambia soltanto il form di istanze online, ma i dati da inserire sono sempre quelli. La cosa importante, soprattutto di cui dovremo discutere, sono i cosiddetti vincoli. Quindi chi potrà fare la domanda di mobilità, chi non la potrà fare, chi non potrà accedere alla domanda, perché è completamente escluso. Quali sono le deroghe ai vincoli eccetera. Prima di iniziare, signori, volevo introdurvi alla situazione attuale. Sapete benissimo che è stata pubblicata l'ordinanza ministeriale, pertanto la conosciamo bene o male tutti. Sull'ordinanza vi volevo far notare, questo è stata pubblicata il 1° marzo, questo riguarda i docenti e gli ATA, è stata pubblicata un'altra ordinanza riguardante i docenti di religione cattolica. Ovviamente, siccome la stragrande maggioranza seguiranno il dettame di questa ordinanza, io ho preso questa come esempio. La cosa importante, signori, è che un'ordinanza inizia con tutte le norme che sono state, che vengono richiamate all'interno di questa ordinanza. Perché ve la faccio vedere? Sono 4 pagine di visti, visti, visti e considerati. La cosa che interessa e che è importante è questa parte alla pagina 4. Quello che crea i vincoli è appunto questo articolo 13,5 del decreto legislativo 59, è stato modificato dalla legge 36 del 2022, e dice al comma 5: in caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni graduatoria di merito di istituto o esaurimento nella quale si è iscritto ed è confermato il ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica nei medesimi tipi di posto e classi di concorso per non meno di 3 anni, compreso il periodo di prova. Ecco il primo vincolo. Ovviamente, giudice, il docente può presentare in ogni caso domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell'ambito della provincia di appartenenza e può accettare il conferimento di supplenza per intero anno scolastico. Che cosa dice dopo? Dice, guardate, questo comma 5, ed è stato il problema di quando al Ministero ci hanno convocato per rinnovare il contratto integrativo sulla mobilità, dà adito a dei dubbi, cioè non si capisce bene, o meglio, non si interpreta bene da che anno bisogna partire e se si riguarda i futuri concorsi o quelli già fatti.
Partendo da queste considerazioni e partendo dal fatto che il Ministero, sapendo di questa interpretazione, aveva chiesto sia all'Avvocatura Generale dello Stato, sia alla Funzione Pubblica, e lo vedete qui, anche quello che è stato detto da loro ha lasciato i dubbi intatti. Ecco perché permette, e stiamo attenti, permette in mia provvisoria e con riserva ai neomessi in ruolo 22-23 di poter fare la domanda di mobilità, ma sempre con riserva, ci ritorneremo. Io vi volevo soltanto far vedere questo che dice, che lo mette all'interno prima di iniziare a parlare dell'ordinanza e quindi dei dettami, lo dice nelle premesse. Dice, guardate, noi facciamo questa cosa perché ci sono dei dubbi interpretativi. A partire da questo, eccolo qua. Nelle more dell'adozione del provvedimento legislativo, consentire ai docenti immessi in ruolo 22-23 la presentazione della domanda. E se questo dettame arriva tra 15 giorni, non apriamo solo per il 22-23 una nuova volta istanze online, glieli facciamo già fare, però lo conserviamo, questa domanda la conserviamo con riserva. Questa riserva sarà sciolta se ci sarà una disposizione legislativa che interpreta in modo puntuale l'applicazione del vincolo, altrimenti questa domanda non verrà presa in considerazione. Partendo da questo, e lo ripete nell'ultima considerato, noi non abbiamo come sindacato ANIEF sottoscritto il contratto integrativo. Ecco, ne e nemmeno abbiamo modificato quello dell'anno scorso firmato dalla sola CISL. Ecco perché dico quello che è scritto all'interno del contratto integrativo, lo conosciamo perché è uguale a quello dell'anno scorso. Partiamo da questa considerazione. Ritorniamo alla nostra presentazione. Io ho fatto uno schema per rendere fruibile tutti i vincoli, che quella è la novità. La novità sono i vincoli. O meglio, i vincoli sono vecchi, ci stanno delle deroghe in più e cerchiamo di capire quest'anno chi è che può fare la domanda e chi è che non la può fare. L'ordinanza di io mi baserò esclusivamente, parlerò dei vincoli in modo quasi esclusivo perché è la novità, e vi farò vedere soltanto le tabelle di valutazione sia per il personale docente che per il personale ATA. Cominceremo per il personale docente, vediamo se abbiamo del tempo per vedere anche per quanto riguarda il personale ATA. Ma non è un problema perché a prescindere dal punteggio, il concetto è quello. Una volta capito come esempio, prendere come esempio la tabella di valutazione dell'allegato 2 e la tabella A dei docenti, andare a prendere la tabella B del personale educativo, la tabella E del personale ATA è la stessa cosa. Quindi non cambia il concetto o non cambia le modalità di operazioni che bisogna fare per fare la domanda di mobilità. Io ho richiamato qui esclusivamente due norme, soltanto il contratto sulla mobilità e l'ordinanza ministeriale. Non perché non ho incluso, come abbiamo visto, il decreto legislativo 59, la legge 36 o il decreto sostegni bis, ma perché stanno all'interno delle premesse dell'ordinanza ministeriale. Quindi era inutile andarli a far vedere quando vengono richiamati lì e vedendo soltanto l'ordinanza, faccio un esempio, noi ci andiamo a leggere la parte, come ho letto io, vi ho letto poc'anzi, dei vincoli. Entriamo soltanto sulle tempistiche. Questo è soltanto per ricordarle. Ci sono delle tempistiche sfalsate per i diversi ruoli. Per i docenti si partirà lunedì e terminerà dopo 15 giorni circa il 21 di marzo. Invece il personale ATA comincerà il 13 marzo e finirà il 3 di aprile. Il personale educativo invece comincerà il 9 marzo e finirà il 29 di marzo. Visti i numeri, ci sarà un accavallamento di giorni esclusivamente tra personale docente e personale ATA che è il personale numericamente più abbondante, diciamo così, soltanto per alcuni giorni. Questo per non
caricare troppo istanze online. Ricordate che ci sarà la pubblicazione dei movimenti e anche questa sarà sfalsata. Il 24 maggio ci sarà la pubblicazione dei movimenti per il personale docente, il 1 di giugno per il personale ATA e il 29 di maggio per il personale educativo. A meno di proroghe, negli scorsi anni in alcuni casi ci sono state delle proroghe per quanto riguarda la pubblicazione dei movimenti di qualche giorno fino a una settimana, però giù di lì sarà quello le date, bene o male, che saranno rispettate. Vincolo triennale. Leggiamo quello che dice l'articolo 2,2 del contratto integrativo, perché da qui nascono i vincoli. Ovviamente, ripeto, questo era scritto anche nell'anno scorso, quindi io non faccio nient'altro che riprendere. Al comma 2 dice, ai sensi dell'articolo 22 del contratto collettivo nazionale istruzione e ricerca, firmato il 19 aprile del 2018, con questo voglio dire, se voi andate a vedere questo articolo 22, io ve lo mostro qui. Non è questo. Dovrebbe essere, lo dovrei aver aperto. Eccolo qua. Un contratto nazionale firmato all'epoca da tutti i sindacati diceva essenzialmente questo. Al fine di perseguire il principio della continuità didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria non prima di 3 anni dalla precedente, qualora abbiano ottenuto l'istituzione scolastica richiesta volontariamente. Quindi il contratto non fa nient'altro che recepire quello che dice il contratto nazionale, il contratto integrativo sulla mobilità, non fa nient'altro che recepire quello che dice il contratto nazionale e lo mette nero su bianco. Quindi quello che dice questo comma 2 non è altro che una conseguenza di quello che hanno deciso all'interno del contratto nazionale. Il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica, quindi scelta puntuale, a seguito di domanda volontaria, quindi da questo si escludono, e poi faremo uno schema, vi farò vedere uno schema un po' più leggibile, si escludono le domande condizionate perché sono risultato sovrannumerario, sia territoriale che professionale, quindi qualunque domanda è stata fatta in modo volontario, non soltanto mobilità, ma anche passaggio di ruolo e passaggio di cattedra, avendo espresso una richiesta puntuale su scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Quindi già da qui noi riusciamo a capire chi sono gli esclusi, coloro che l'anno scorso hanno appresentato una domanda volontaria, scegliendo una scuola puntuale, sia come domanda di mobilità, sia come domanda di passaggio di cattedra o passaggio di ruolo, non potrà fare, se non prima di 3 anni, un'altra domanda di mobilità. Inoltre, anche coloro che abbiano fatto una domanda all'interno di un comune, la prima fase, movimenti della prima fase, quindi comunale, però nelle città metropolitane, perché voi sapete benissimo che nelle città metropolitane il comune al suo interno contiene più distretti. Prendete Roma, prendete Napoli, prendete Milano, Torino, Bologna, sono città che hanno al suo interno più distretti. Invece di solito i comuni sono più piccoli dei distretti, tranne per queste città metropolitane. In questo caso, per le città metropolitane, se io ho fatto una domanda di mobilità, mettendo non solo una scelta puntuale, ma anche una scelta aggregata, cioè mettendo distretti, codici di distretti subcomunali, anche per queste persone scatta, per questi docenti, scatta il vincolo triennale. In più, per coloro che hanno scelto da posto comune a sostegno e viceversa, e anche per la mobilità professionale, tecnicamente scatta il vincolo triennale.
Come vedete, la cosa è molto chiara da questo punto di vista. Poi sono subentrati degli aspetti legislativi, delle norme che hanno portato il vincolo a essere un po' più restringente. Vediamo quali, lo vedremo nel corso della trattazione. Quindi, a chi se non si applica il vincolo? Beh, signori, se noi escludiamo tutti quelli che abbiamo detto prima, non si applica, e questa è una cosa importante, ai beneficiari delle precedenze di cui all'articolo 13 del contratto sulla mobilità, alle condizioni ivi previste dal presente contratto. Nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in scuola fuori dal comune o distretto subcomunale, dove si applica la precedenza? Ai docenti trasferiti d'ufficio a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa. E se la scuola ottenuta al di fuori del comune di titolarità è stata indicata con il codice sintetico comune o distretto nel modulo domanda. Che cosa vuole dire? Primo, se io rientro nelle precedenze secondo l'articolo 13 del contratto, e qui vi faccio vedere che cosa dice e quali sono le precedenze dell'articolo 13, io non rientro nel vincolo. Quali sono? Beh, la disabilità per gravi motivi di salute personale. Poi, il personale con disabilità è personale che ha bisogno di particolari cure continuative. Ci sono delle persone che non hanno la disabilità così grave, ma hanno bisogno di cure continuative. Per coloro che soffrono di questi disturbi e hanno bisogno di queste cure, non scatta il vincolo. Allo stesso modo, non scatta il vincolo per coloro che assistono il coniuge, il figlio, il genitore all'interno della provincia, solo della provincia, non interprovinciale, perché lo voglio ricordare, nella mobilità la precedenza per il genitore nella mobilità interprovinciale non male. Pertanto, soltanto per coloro che a livello provinciale vogliono fare una domanda provinciale e hanno un genitore con disabilità, per costoro non c'è il vincolo. Oltre naturalmente all'assistenza da chi esercita la tutela legale. Personale coniuge di militare. Personale che ricopre cariche pubbliche negli enti locali e che quindi rientra. Personale che è stato in aspettativa sindacale e che rientra dall'aspettativa sindacale. Questi sono i docenti che, siccome godono delle precedenze di cui di questo articolo 13, non si applica il vincolo triennale. Allo stesso modo, secondo punto, chi è risultato sovrannumerario. Terzo punto, chi non ha fatto al di fuori del comune di titolarità scelta puntuale, ma scelta sintetica. E ora ci sta il discorso e il problema dei neoassunti in ruolo, che suppongo interessi molte persone collegate. Allora, chiariamoci su una cosa. Queste persone hanno il vincolo, non possono allo stato attuale partecipare alla domanda di mobilità, però il ministero dice: guardate, se nelle prossime settimane c'è una norma nuova che cambia le regole, che cambia le carte in tavola, io nel frattempo vi faccio fare la domanda, me la faccio fare con riserva. Poi vediamo se questa norma sovviene. Se sovviene, vi tolgo la riserva, si partecipa alla mobilità normalmente. Se questa norma non viene, io prendo queste domande e le gestisco. Ecco a cosa serve la riserva. Perché ve lo dico con questo in modo così chiaro? Perché
Perché non vorrei che qualcuno pensasse che siccome faccio la domanda ho il diritto. Attualmente il diritto non c'è. Possiamo sperare che il diritto si manifesti come conseguenza di una norma che dovrà essere pubblicata, dovrà essere approvata. Spero che su questo io sia stata abbastanza chiara. Anche però Perineo immesso in ruolo. Perineo immessi, ovviamente tutti i neo immessi in ruolo, anche coloro che sono stati assunti da GAE, da graduatorie esaurimento. E la domanda che non si può presentare è di nessun tipo: provinciale, interprovinciale, passaggio di cattedra, passaggio di ruolo, mobilità territoriale. Non si può presentare nessuna domanda. Ripeto. Non si ha il diritto, la domanda si presenta con riserva. Il vincolo non si applica e quindi queste persone presenteranno la domanda senza riserva, esclusivamente se per il 22-23 io risulto soprannumerario, il docente risulta soprannumeraria, oppure se beneficio della 104, articolo 33,5-6, cioè docente con grave disabilità personale, o che assiste un familiare con grave disabilità, però con un distinguo. Queste 104 devono essere sopravvenute dopo il termine della presentazione delle istanze per il relativo concorso o di inserimento nelle GAE. Traduzione: se io entro in ruolo dal concorso 2018 e ho fatto la domanda, faccio un esempio, in Lombardia, e voglio tornare nel Lazio, io ho il vincolo. Se però dopo la domanda che ho fatto nel 2018 è subentrata una 104 personale o di un familiare, derogo al vincolo. O io sono inserito nelle graduatorie esaurimento di Firenze dal 2016, la mia 104 e non mi sono mai spostato, Quindi supponiamo che dal 2016 sto in GAE a Firenze in modo ininterrotto. Se dopo il 2016 io è sopravvenuto un beneficio 104 personale o per familiare, tecnicamente io posso fare la domanda di mobilità senza il vincolo, senza avere come deroga, senza mettere stand-by la mia domanda direttamente. Perché questo? E stiamo attenti a quello che dice il decreto sostegni bis, cioè il decreto 73 del 2021. Questo è ancora un vincolo ancora più restringente. Tutti i docenti che hanno ottenuto nell'anno 22-23, quindi hanno presentato la domanda l'anno scorso, a marzo del 2022, per poi avere la mobilità nel 22-23, e questo varrà anche per gli anni successivi, quindi da quest'anno per coloro che lo avranno l'anno prossimo, perché noi facciamo ora la domanda per l'anno 24-25. Se io ho avuto un trasferimento, un passaggio di cattedra e di ruolo, quindi sia mobilità territoriale, sia mobilità professionale in altra provincia, indipendentemente se ho inserito un codice puntuale, quindi scelta puntuale di scuola, o scelta sintetica, quindi distretto e provincia, tecnicamente io non posso presentare più la domanda. E questi sono la stragrande maggioranza che chiedono se possono o non possono fare la domanda. Se avete ottenuto l'anno scorso, cioè quest'anno, perdonatemi, l'anno scorso è la domanda, quest'anno, una mobilità interprovinciale, indipendentemente se puntualmente o sinteticamente, quindi scegliendo scuole, distretti, provincia, comune, quello che sia, e l'avete ottenuto, ovviamente noi parliamo di persone che l'hanno ottenuta come mobilità, scatta il vincolo triennale. C'è una deroga? Sì, anche per questi c'è la solita deroga, cioè l'articolo 13, coloro che hanno la precedenza secondo l'articolo 13 del contratto, che
che poc'anzi ho detto, quindi ovviamente non lo ripeterò. Oppure, o per coloro che ottengono la titolarità in una scuola fuori del comune o nel distretto in cui si applica la precedenza. Traduzione: se io da Milano mi sposto a Napoli e ottengo o un comune fuori Napoli o un distretto di Napoli dove non abita mia madre e io assisto mia madre, in quel caso io posso fare la domanda per entrare in una scuola del distretto in cui mia madre abita. In tutti gli altri casi, no. In tutti gli altri casi è partito il vincolo triennale. Ovviamente questo discorso, signori, lo faccio anche per coloro che quest'anno hanno la possibilità di fare la domanda interprovinciale. E non pensassero che se mettono distretto comune e la ottengono, loro non sono soggetti al vincolo. Purtroppo il decreto sostegni bis ha posto il vincolo anche per loro. Ora, viceversa, chi è che può presentare la domanda per coloro che hanno presentato domanda di mobilità o sono entrati di ruolo, perdonatemi, anni precedenti rispetto a quest'anno? Rispetto agli anni 20, chi è entrato di ruolo nel 21-22 o anni precedenti possono presentare la domanda. Non tutti. Chi può presentare domanda? Coloro che non hanno mai presentato la domanda di mobilità. Coloro che l'hanno presentata ma non hanno ottenuto il movimento, perché non basta soltanto presentarla per far partire il vincolo, bisogna anche ottenere il movimento. E per coloro che hanno presentato domanda nel 21-22 o nel 22-23 all'interno della provincia di titolarità, ottenendo una scuola fuori dal comune di titolarità attraverso una scelta sintetica comune distretto. Perché ho detto all'interno della provincia? Perché vi ho fatto vedere prima che per il sostegno bis per le interprovinciali è tutto un altro discorso e il vincolo parte a prescindere se ho scelto il comune o il distretto. Il decreto sostegni bis ha reso più restringente la cosa, perché tecnicamente, così come stava scritto sul contratto, coloro che facevano domanda interprovinciale e mettevano distretto comune non partiva il vincolo. Purtroppo il decreto sostegni bis ha detto no, guardate, anche se scegliete scelte sintetiche, nell'interprovinciale parte il vincolo. E per coloro che, anche essendo nel vincolo, poi si trovano in sovrannumero o hanno una precedenza, e questo l'ho detto già prima. Qui ho ripetuto esclusivamente, non per essere ripetitivo, ma per far comprendere bene la situazione. Il 22-23 non può accedere alla mobilità, può però presentare con riserva la domanda, che è un'altra cosa. La domanda sarà senza riserva se subentra un dispositivo normativo, legislativo. Fino ad allora la riserva servirà esclusivamente per un motivo pratico, ma non perché è un diritto acquisito. Ovviamente, ripeto per l'ennesima volta, sono da questi esonerati coloro che sono in sovrannumero o hanno una 104 personale o okay, che per assistere un familiare con grave disabilità, quindi articolo 3, comma 3 della 104. Cosa invece succede per coloro che sono entrati da GPS prima fascia sostegno nell'anno 21-22? Ricordo che costoro nell'anno 21-22 hanno avuto una supplenza a tempo determinato. E durante questa supplenza a tempo determinato, quindi nel 21 e 22 risultavano a tempo determinato, hanno avuto la conferma e il ruolo a settembre del 2022, con retrodatazione giuridica al 2021 e economica 1 settembre 2022.
Queste persone, siccome nel 21-22 non hanno presentato domanda di mobilità perché erano a tempo determinato, non hanno nessun vincolo. Quindi possono presentare la loro tranquilla domanda di mobilità. Ovviamente se la ottengono scattano i vincoli che valgono per tutti, perché signori, sono d'accordo che io ora sto dicendo per questa domanda di mobilità, ma questo vale anche per il futuro. Quindi stiamo attenti da questo punto di vista. Anche nelle scelte, ancora uno può pensare, vabbè, io scelgo il comune o il distretto, non scatta il vincolo nella domanda interprovinciale. No, non è così. Di conseguenza, chi è che non può presentare la domanda? Beh, per coloro che sono stati immessi in ruolo nel 21-22, coloro che hanno ottenuto nel 21 e nel 22 o un movimento all'interno della provincia con scelta puntuale, o coloro che hanno avuto un movimento all'interno del comune di titolarità con scelta puntuale che con codice sintetico. Oppure hanno ottenuto in un movimento in altra provincia, sia con scelta puntuale che con codice sintetico, e questo è il decreto sostegni bis. Ovviamente tutti hanno una deroga che dipende dalle precedenze secondo il contratto collettivo nazionale, secondo l'articolo 13, che io prima vi ho fatto vedere. Questa è una ripetizione, tranne l'osservazione 3. Tra le novità, che poi valeva, alcune non sono vere e proprie novità, ricordate che se io mi trasferisco da posto di sostegno a posto comune in provincia, io non ho la disponibilità del 100% dei posti, ma ho un vincolo del 75%. Quindi se per esempio escono quando usciranno i risultati della mobilità, ci potrebbero essere casi in cui esistono dei posti liberi sul posto comune X, però io non ho avuto il trasferimento da sostegno a posto comune perché sono andato oltre il 75%. Io su quel 25% non posso operare. Io amministrazione, ovviamente. C'è una categoria che sono completamente esclusi dalla mobilità, completamente. Non lo possono fare né con riserva né e sperare quindi in una norma che consenta di poter aderire e di poter sfruttare questa mobilità, la mobilità 23-24, e sono coloro che quest'anno sono stati immessi in ruolo ma hanno un contratto a tempo determinato. E sono coloro che sono entrati di ruolo dalle GPS sostegno prima fascia e coloro che hanno vinto il concorso straordinario bis. Tali docenti non possono, anche se stanno svolgendo l'anno di prova, ma lo stanno svolgendo in un percorso con un contratto a tempo determinato, non potranno partecipare in nessun caso alla mobilità. Una delle altre problematiche che abbiamo sollevato come ANIEF in questo contratto, per questo si sono interrotte le relazioni e non abbiamo firmato il contratto, era appunto queste persone. A nostro avviso potevano partecipare alla domanda di mobilità anche se erano a tempo determinato. Cioè poteva esserci una deroga per tale persona. Purtroppo il Ministero da questo punto di vista ha fatto un atto unilaterale, perché l'ordinanza è un atto unilaterale, il contratto è un atto condiviso, perché lo firma sia l'amministrazione sia i sindacati. L'ordinanza è un atto unilaterale. Non hanno voluto riaprire, tra virgolette, la mobilità per tutte queste problematiche, ma ce ne sono altre. Le tabelle di valutazione di titoli sono vecchi di lustri, pertanto dovrebbero essere cambiate. Alcune situazioni dovrebbero essere normate nel contratto. Ovviamente per un discorso di tempo non si poteva fare tutto e questo lo si poteva anche capire. Non fare nulla diventa un problema. Diventa un problema grosso. Altra novità, e questo è importante, è il discorso del referente unico. Fino all'anno scorso, questo perché normativamente è stata cambiata, ci sono stati dei cambiamenti per quanto riguarda la legge 104.
Tecnicamente questo lo vedevamo pure per i 3 giorni al mese di coloro che usufruivano della legge 104 personale o per assistenza a un parente. Poteva essere uno che poteva avere i 3 giorni, come poteva essere un solo familiare che poteva avere la precedenza. Venendo meno il referente unico, e anche su questo è stata una battaglia, perché il Ministero non lo voleva fare, però se cambi la norma, tu devi recepire la norma, a prescindere se è giusto o non è giusto che più persone, da un punto di vista pratico, abbiano una precedenza per l'assistenza di una stessa persona, tecnicamente o non cambi la norma, o se cambi la norma devi cambiare anche il contratto integrativo. Tecnicamente in questo caso, eliminando il referente unico ai fini dell'assistenza del familiare disabile, siccome ricordo che per il genitore vale esclusivamente nella provincia in cui si è titolare, la precedenza sia esclusivamente nella provincia in cui si è titolari, possono avere la precedenza all'interno della provincia più figli. Non è più richiesto, non esiste più il referente unico. Quali sono le tipologie? Abbiamo esaurito nel breve il discorso sulle precedenze, che era quello più importante. Veramente anche la parte più importante è anche gli allegati da mettere alla domanda e farvi vedere la domanda. Che domande si possono fare? Perché alcuni, soprattutto i neomessi in ruolo, essendo la prima volta che approcciano questa domanda, si possono trovare in difficoltà sulla distinzione tra le diverse tipologie di mobilità. Esistono due tipologie di mobilità, la mobilità territoriale e la mobilità professionale. La mobilità territoriale, io, stando sempre sulla mia stessa classe di concorso e sul mio tipo di posto, sia esso sostegno o sia esso comune, mi sposto da una scuola all'altra, a livello comunale, provinciale, interprovinciale. Non mi interessa, mi sposto da una scuola all'altra. Questa viene detta mobilità territoriale, perché io non cambio il mio insegnamento, non cambio la mia tipologia di posto, se è sostegno resta sostegno, se è comune resta comune, ma mi sposto esclusivamente da una scuola all'altra. In più ci stanno invece, c'è la mobilità professionale che si articola in due diverse mobilità. Il passaggio di cattedra e il passaggio di ruolo. Il passaggio di cattedra è il cambiamento dell'insegnamento da una classe di concorso a un'altra dello stesso grado. Per esempio, faccio un esempio stupido, io passo da un insegnamento italiano e latino alle scuole superiori a latino e greco alle scuole superiori. Sono due insegnamenti dello stesso grado, secondaria di secondo grado, però io cambio la classe di concorso. Questo è un passaggio di cattedra. Il passaggio di ruolo invece è il cambiamento della classe di concorso, ma in un altro ruolo. Io passo da italiano alle scuole medie a italiano alle scuole superiori. Traduzione, io cambio classe di concorso dalla secondaria di primo grado, perdonatemi, alla secondaria di secondo grado. Passo in un altro ruolo. Un'osservazione importante per quanto riguarda la mobilità professionale, c'è bisogno del superamento dell'anno di prova e del titolo richiesto. Qui c'è un problema che non è stato risolto. Ve lo accenno esclusivamente, ma per un discorso che questo prima o poi lo dovremmo affrontare. Avete visto che io potevo entrare in ruolo senza essere abilitato, ma avendo la specializzazione sul sostegno. Per esempio, io sono abilitato o non abilitato per niente, ho la specializzazione alla secondaria di secondo grado, mi metto nel ruolo. Perché non è possibile fare una mobilità territoriale sul sostegno di un altro grado, anche se non ho nessuna abilitazione nella secondaria di secondo grado? Questo non è dato capire. Non hanno voluto ascoltare nemmeno questo all'interno del Ministero, quindi ci troviamo che comunque uno dei requisiti fondamentali per poter fare un passaggio di cattedra e di ruolo è l'abilitazione. Ecco le tabelle di valutazione dei titoli, divise in tre parti.
anzianità di servizio, esigenze di famiglia e titoli posseduti. La cosa importante che volevo farvi vedere: il preruolo è valido sicuramente per le scuole statali, non è valido, tranne alcune cose, per le scuole paritarie. Per quanto riguarda le scuole paritarie, il servizio non è mai valutato a meno che non sia servizio dal 2001 al 2008 per la scuola primaria, esclusivamente per la scuola primaria. Però la scuola, oltre a essere parificata, deve aver conservato il titolo di paritaria, quindi paritaria e parificata. Soltanto servizio dal 2000-2001 al 2007-2008. Voi dite perché solo quelli? Quando vi dico che queste tabelle sono vecchiotte, anche su questo. E inoltre vale per l'infanzia soltanto nelle scuole paritarie comunali. Per il resto, il servizio sulle paritarie non vale. Altra cosa importante, il sostegno. C'è il punteggio aggiuntivo per il servizio sul sostegno esclusivamente se si è di ruolo sul sostegno. Se io ho fatto 10 anni di servizio sul sostegno, ma attualmente sono titolare sul posto comune e quando faccio la mobilità territoriale senza chiedere il sostegno, tecnicamente il doppio punteggio non mi vale. Ma questo avrete un blocco direttamente a livello informatico. Cioè, il livello informatico non vi fa mettere il doppio punteggio. Così come non avete diritto ai 10 punti aggiuntivi a alcuni perché non erano di ruolo in quel periodo, ma vale per coloro che non, per un triennio non hanno fatto la mobilità tra il 2000 e il 2001, il 2007 e il 2008, ma successivamente non hanno ottenuto, non richiesto, ottenuto nessuna tipologia di mobilità. Esigenze di famiglia, e queste sono le classiche esigenze di famiglia. Ricongiungimento al coniuge, vale quello, i 6 punti, così come i figli valgono 4-3 punti se sono minori o maggiori di 6 anni. Tenete presente che se anche vostro figlio a gennaio-febbraio ha fatto 6 anni, o vostro figlio ha fatto a gennaio-febbraio 18 anni, tecnicamente il punteggio vi vale ancora, perché se ha fatto se hai il compleanno durante tutto il 2023, vi vale. Questo per non creare una perequazione. Se mio figlio nasce a febbraio e il figlio di un collega nasce a novembre, lui ha il punteggio, i 4 o i 3 punti, e mio figlio no. No, l'anno è sempre lo stesso, l'anno di nascita. Quindi si va per anno solare. Titoli generali. Alcune considerazioni. Tranne il punto A, che parla di contratto, scusate, di concorso ordinario, non straordinario, vale soltanto per i concorsi ordinari e vale 12 punti, tutte le altre tipologie di concorso non valgono. Allo stesso punto, tutti gli altri titoli, che danno un punteggio 5, 3, 1, 5, eccetera, eccetera, si possono sommare però fino al raggiungimento di 10 punti, così come lo dice qui all'ultimo rigo, fino al raggiungimento di 10 punti. Quindi, per esempio, io non posso avere una laurea aggiuntiva che mi vale 5 punti, un dottorato di ricerca che mi vale 5 punti e due master, o meglio, li posso avere, ma non me li posso far valutare, perché se faccio la somma di tutti questi titoli che io ho detto, dovrei raggiungere 12 punti. No, arrivato a 10 punti si blocca. Il massimo a 10 punti. Note su questo. Questo invece sono tabelle servizi e titoli per gli ATA. Il concetto è sempre lo stesso. Non cambia nulla, anzi, da un certo punto di vista è molto più semplice questa tabella di valutazione titoli. Infatti ci stanno, guardate, cambia solamente coloro che nel triennio dal 2000 al 2001 al 2007 al 2008 non possono avere 40 punti. Per i docenti 10 punti, per gli ATA è 40 punti. Cambia il punteggio, ma la ratio è sempre la stessa. Se
se si è fatta, se si è fatto una domanda successiva di mobilità e la si è ottenuta, tecnicamente questa decade. Se non ero di ruolo, questo non male, e in quegli anni questo non male. Se ero di ruolo dal 2006 e quindi è soltanto un biennio che non ho fatto la mobilità, non mi vale. Deve essere un triennio. E quindi qua anche i figli, eccetera, eccetera, vale lo stesso discorso. Guardate, maggiorenne o minore di 6 anni, vale lo stesso, cambiano soltanto i punteggi. Quindi la tabella nella ratio è sempre la stessa. Alcune note, quelle più importanti. Per quanto riguarda il servizio, l'anzianità di servizio, non dovete inserire l'anno corrente. 2022-23 non si calcola. Quindi se voi mettete anni di ruolo e siete entrati di ruolo quest'anno, non dovete mettere un anno di ruolo, perché l'anno in corso non è valido. Inoltre, tutti i titoli che voi andate a inserire quando inserite la domanda e inviate la domanda di mobilità, faccio l'esempio, io mando la Stefano Cavallini, manda la domanda di mobilità il 10 di marzo, i titoli che io ho dichiarato al 10 di marzo devono essere posseduti, non che farò l'esame finale ad aprile. No, devono essere posseduti il 10 di marzo, giorno in cui io ho mandato la domanda. Stessa cosa per la valutazione delle esigenze di famiglia. Come dicevo prima, l'età deve essere posseduta entro il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento, in questo caso il 2023, e devono essere posseduti, tipo la residenza, eccetera, eccetera, anche con mesi precedenti all'atto in cui io mando la domanda. Questo è quello che vi dicevo. Il secondo punto è quello che vi dicevo sulle scuole paritarie. Non è valutabile a meno di queste situazioni. In più, se io ho prestato servizio in scuole o istituti situati in piccole isole, c'è un punteggio aggiuntivo che ne raddoppia il punteggio. Questo, signori, anche perché stiamo andando un po' troppo oltre, quindi non vorrei togliere spazio anche a altre cose da farvi vedere, è bene o male quello che c'è da dire per quanto riguarda per quanto riguarda la mobilità. Ultima cosa, mi ero dimenticato di questa slide. Ricordate che per la continuità sulla scuola parte dal terzo anno, cioè se io sto in una scuola e questo è il mio quarto anno, posso valere, siccome l'anno in corso non male, quindi ho 3 anni passati di continuità sulla stessa scuola, sull'attuale scuola di titolarità, c'è anche il punteggio aggiuntivo. Parte dal terzo anno. Se sto nella scuola da 2 anni e questo è il terzo, siccome l'anno in corso non male, non è valutabile, tecnicamente io non posso aggiungere il punteggio di continuità. Detto questo, signori, noi come ANIEF siamo aperti, abbiamo intensificato tutti i nostri sportelli. Prendete appuntamento nelle sedi territoriali più vicine per farvi aiutare nel caso ci sia bisogno per quanto riguarda la domanda di mobilità. Continuo con una cosa importante. Ci sono dei modelli da inserire, degli allegati, e ci sono come questi la domanda in formato PDF. Ricordo che la domanda va fatta in online. Questo è soltanto quello che vi esce, che viene pubblicato nel momento in cui inserite tutti i dati a livello informatico. Perché ve li faccio vedere? C'è un sito del MIUR, lo dovrei aver aperto qua, in cui mobilità 23-24 ci sono dei documenti importantissimi. Quali? Prima di tutto la modulistica, e lo vedete qui. Ci sono anche le autodichiarazioni che potete, poi ne parleremo quali sono quelle importanti, che potete scaricare tranquillamente. Ma la cosa importante, se qualcuno non conosce i comuni di una determinata provincia, i distretti di una determinata provincia, dovete andare negli elenchi ufficiali. Cliccando sugli elenchi ufficiali e andando nei bollettini di istituzioni scolastiche, tecnicamente vi viene, vedete qui in fondo, scaricato il bollettino di ogni provincia, diviso per ordine e grado, quindi è fatto molto bene. E se si apre ci riusciamo.
riuscirà il nostro eroe a aprire? Si è bloccato? Riproviamo. Non me lo fa. Mostra tutto. Perdonatemi, fatemi vedere se ci riesco. Pausa. Eccolo qua. L'ha scaricato ma non me lo faceva aprire. Come vedete, primo grado, secondo grado, infanzia e primaria. Apriamo un secondo grado. Avrete capito che vi insegno nella secondaria di secondo grado. Se voi prendete una qualunque provincia, divisa per provincia, Bologna, qui vi escono tutti i distretti. Distretto 24 del comune di Bologna, con tutte le scuole. Distretto 25, quello che vi dicevo, è, Bologna è una città metropolitana, quindi al suo interno ha più distretti. Il 24 e il 25 sono distretti interni di Bologna, distretti subcomunali, con tutte le scuole, elencate. Distretto 26 con le proprie scuole, quindi Bologna, come vediamo, ha tre distretti. 24, 25 e 26, distretti subcomunali. Quindi da qui potete vedere qualunque cosa. Andiamo a vedere quali sono i modelli che sono fondamentali per domanda. Sicuramente l'allegato D. Che cos'è l'allegato D? Signori, l'allegato D è la dichiarazione dei servizio diviso per... Ci sono diversi allegati D, uno per la scuola secondaria e uno per la primaria infanzia, perché la tabella è differente. Inoltre, qui ci sono la divisione fra servizi di ruolo, successivamente alla nomina e ruolo, servizi di preruolo, servizi di retrodatazione, servizi in piccole isole perché vi dà il doppio punteggio. O scuole, istituti in piccole isole, anche se è su sostegno o meno, e anche il preruolo. Quindi questa, l'allegato D fondamentale, è la tabella dei servizi. Va allegato, sì, l'ordinanza dice che queste domande, questi allegati vanno inseriti, perché sono autodichiarazioni che rendono ottimale la domanda o rendono la domanda cestinabile, perché se non ci sono gli allegati, decade la domanda. L'allegato 7, non tu F, scusate, non tutti lo useranno, è quello sulla continuità, cioè se avete oltre un triennio di continuità sulla scuola di titolarità. Ma la cosa più importante è la dichiarazione personale. Noi abbiamo questo documento di pluridichiarazione, dove all'interno tu inserisci tutto, titoli, servizi, esigenze di famiglia, eccetera, eccetera. Su internet ne potete trovare anche distinti, uno per le esigenze di famiglia, uno per i titoli, eccetera, eccetera, uno per la 104, eccetera, eccetera, eccetera. Siccome questi vanno salvati, siccome si possono allegare alla domanda fino a, se non ricordo male, a 9 allegati, 8-9 allegati, io preferisco avere sempre meno allegati, in modo tale che tu con un allegato, un controllo solamente, va a tutti gli effetti. Quali sono le dichiarazioni importanti? Beh, sicuramente i titoli, le esigenze di famiglia, i titoli, perdonatemi, le esigenze di famiglia, figli e marito, dove abita, dove non abita e da quando. Sicuramente tutte le parti relative ai titoli. Sicuramente anche la parte relativa alla 104. Questi sono tutti i titoli. Questa è relativa, dichiara per fruire dei benefici di cui alla legge 104, con tutto quello che c'è. Ricordate che per chi beneficia della legge 104, oltre a autodichiararla, deve però inserire il documento della ASL. Ricordate una cosa, la ASL vi dà sempre il doppio documento, in cui in uno c'è l'anamnesi, cioè tutto quello che si ha, o personale o assistito. Nell'altro c'è gli omissis,
Ricordate, voi inserire sempre quello con gli omissis, perché il datore di lavoro non deve sapere la vostra patologia o la patologia dei vostri congiunti, perché sono coperti da privacy. A loro interessa soltanto vedere quella parte dove ci sono gli omissis, se c'è scritto articolo 3,3, cioè la gravità della legge 104, o articolo 3,1, se è personale, con l'invalidità superiore a 2/3. Al di fuori di questo, non devono sapere nient'altro relativamente alle patologie. Esempio di domanda. Ovviamente io ho preso sempre la secondaria di secondo grado. Queste, che sono vuote, voi le riempirete all'interno della domanda di mobilità. Quindi andrete a inserire nel primo gli anni di ruolo, però relativamente al ruolo di appartenenza, perché se io ho fatto passaggi di ruolo dall'infanzia alla secondaria di secondo grado, non posso mettere anni di ruolo se sommo i due ruoli, infanzia e secondaria. Devo mettere solo la secondaria. Allo stesso modo, l'anzianità di servizio di prestato in altro ruolo, eccolo qua, oppure con retroattività giuridica, però non coperto da effettivo servizio, così come c'è il servizio pre-ruolo e il servizio di ruolo per il conteggio della continuità. Questo è quello che vi dicevo riguardante al sostegno. Se voi insegnate su una calce comune, fate la domanda di mobilità sempre su un posto comune, ma avete avuto negli anni precedenti servizi su sostegno, qui il sistema vi bloccherà perché dirà: guarda, non puoi avere il doppio punteggio, perché tu stai facendo la mobilità su un posto comune. Così come sotto ci saranno le esigenze di famiglia e tutti i titoli. Ne abbiamo parlato, lasciamo perdere. Questa parte a voi non uscirà perché riguarda soltanto i sovrannumerari. Quindi è una parte che è interna alla domanda, ma a voi non uscirà nel form su istanze online. Invece uscirà la scelta delle precedenze, se avete delle precedenze secondo l'articolo 13, quello che vi ho fatto vedere durante il webinar, se ho la 104, se devo avere cure continuative, se ho avuto incarichi pubblici e ora rientro, se ho avuto incarichi sindacali e ora rientro, se mia moglie o mio marito, quindi il coniuge militare ed è stato trasferito d'ufficio, eccetera, eccetera, eccetera. Allo stesso modo, scelta tipo posto, vi si chiederà se volete concorrere solo sul posto normale o anche sul sostegno. Ovviamente per il sostegno dovete avere la specializzazione, quindi dovete avere il titolo di specializzazione, oppure potete scegliere o tutti e due o uno solo. Qui si sceglieranno le preferenze. State attenti a quello che c'è scritto sotto. Se voi scegliete le scuole, non c'è nessun problema, quindi scelta puntuale non c'è nessun problema. Se voi inserite scelte sintetiche, comune, distretto, eccetera, eccetera, il sistema vi chiede: ma voi volete andare nelle scuole ospedaliere? Volete andare nelle scuole carcerarie? Potete andare nelle scuole serali? Eccetera, eccetera, eccetera. Perché all'interno di una scelta sintetica ci sono sia le scuole classiche, sia le scuole particolari, cioè quelle ospedaliere, quelle carcerarie, eccetera, eccetera. Inoltre vi si chiederà se voi volete avere non solo cattedra oraria interna, ma anche cattedra oraria esterna, differenza tra le due. Cattedra oraria interna vuol dire che se siete, per esempio, 25 ore sull'infanzia, 24 sulla primaria o 18 ore secondaria, state in un'unica scuola, in un'unica istituzione scolastica. Se invece cliccate sulle COE, potreste avere più scuole in cui si fanno, esempio stupido, 12 ore nella scuola A, 6 ore nella scuola B. Vi si chiede inoltre se queste scuole le volete nello stesso comune o in comuni diversi. Ovviamente, signori, la scelta è personale. Quindi io, il compito di questo webinar era delucidarvi su alcuni punti che non erano chiari. E spero di nel breve, visto che ora è scattato le 18, quindi non voglio tediarvi ulteriormente,
Probabilmente mi troverete martedì su Orizzonte Scuola in un question time in cui dirò altre cose che ho già detto qui o che non sono riuscito a dire qui. Altrimenti, signori, avete sul sito dell'ANIEF, trovate le sedi, potete rivolgervi sicuramente ai nostri colleghi dell'ANIEF. Detto questo, signori, credo di non aver dimenticato nulla. Penso di aver detto le cose più importanti. Spero che almeno per quanto riguarda la parte dei vincoli possa essere stato chiaro e quindi vi ho tolto un po' di dubbi. Su certe cose seguiteci anche sul sito nazionale e sugli interventi che faremo sulla mobilità, perché nei prossimi 15 giorni, per il discorso docenti, i 15 giorni successivi per gli ATA, metteremo sicuramente dei comunicati per spiegare determinate parti, come dire, più ostiche, per qualunque cosa avete i nostri referenti di zona. Detto questo, signori, io vi auguro buona serata e vi do appuntamento a un eventuale prossimo webinar con me o con qualche altro collega. Arrivederci a tutti.